Secondo te, chi va in paradiso? Io non lo so! Dai che la risposta sembra facile. Oddio! In paradiso vanno le persone brave che fanno tante cose belle, no? Sì, mi piace! Allora ti mostro una donna brava che ha fatto tante cose belle, ma che è stata frenata niente poco di meno che da Gesù Cristo. Pensa te, si chiamava Marta, e che ha fatto di male sta Marta? Ma niente, anzi, era servizievole, efficiente, faceva tante cose buone, così tante che quando Gesù è entrato ospite a casa sua non si è fermata neanche un attimo, a forza di apparecchiare, cucinare, servire. Tu mi dirai, sì vabbè, ma non c'è nulla di male, no? Anzi, che è un peccato trattare bene un ospite? Ma no, è una cosa bella, anzi è talmente bella che il Vangelo usa la parola servizio, una parola che è proprio alta, da paradiso proprio. Il problema è uno, che lei faceva troppi servizi, e sempre il Vangelo ci dice che per i troppi servizi lei era distolta. Devi restare concentrato! Cioè distratta dalla cosa più importante, cioè il Signore Gesù. Sai quante cose ti distolgono dalla cosa che è veramente importante per te? Un botto. Cose belle, eh? Accattivanti, che per te sono imprescindibili e che in realtà ti depistano da ciò che veramente sei chiamata a fare. È questa la storia di Marta. La storia di una donna che non sapeva scegliere una cosa bella perché voleva farle tutte. Esattamente come noi, che ci ritroviamo a fare attività belle, giuste, sante, facendo sacrifici sovrumani per cose che non sono nostre. Anzi, che ci allontanano dall'unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno. In altre parole, non distrarti, perché in paradiso non ci va chi fa tante cose belle, ma chi ne fa una sola, quella che è proprio sua e di nessun altro.